con noi Iva Zanicchi. Pubblico, pubblico. Ed ecco a noi il caso umano. Scusi, posso vedere la telecamera? Prego, prego. Siamo qui per raccontare una storia un po' ambigua, un po' diversa dal normale. Qui c'è il nostro, prego, dica il suo nome. Osvaldo. Come nome fittizio saremo Osvaldo, ma la sua vera identità non sarà mai svelata. Prego, Osvaldo, esponga le sue considerazioni su quanto fatto. Cosa? Prima ero donna. Niente. Perché sono uomo. Passiamo avanti, come è capitato? Ci racconta un po' le sue esperienze. Era sposato, non so, era fidanzato. Era sposata. No, avevo tre figli. Avevano la sua. Cioè, avevano preso da lei, no? Praticamente parlo. Vai, seguo solo tre figli a femmine. Immagino a me con i capelli lunghi. Senta, schifo. Per cortesia dal pubblico, silenzio. Iva, Iva, mantenga il contegno. Iva, stiamo calmi. Bandito, come mai questo cambiamento quindi nella vita? Perché ho sempre sognato e parlavo i miei piedi. Come mai questa vocazione, diciamo, come, qual è stata la scintilla, diciamo, a parte scopare la palla di questo? Dico, ci sarà stato un motivo che avrà la goccia che ha fatto tra bocca e il vaso, entusiasmo in lei, diciamo, cosa si prova a scopare la palla? Diciamo, la sensazione dei peli in bocca, so, che è schifo, Andrea. Beh, lei l'ha provato senza parlare. Ma non so, io con mio marito ragazzi avevo una quale grande rapporto. Ma ti hai fatto tre figli? Ha cambiato. Anche per in petto. E come c'è la un attimo? Mio marito si arrangiava. E quando ha deciso di fare l'operazione? Un anno fa. Come l'ha fatta? Come se l'è pagata? Come se l'è pagata? Ha battuto per tutto? Diciamo che da aveva un doppio lavoro. C'è l'ingresso di un... Il marito! Un applauso! Adesso ti è chiarito un po' il, diciamo, il mistero. Del... Abbiamo capito perché ha cambiato sesso. Prego, prego. Prego, do una cosa. Do. Ma vi siete anche investiti i ruoli, non ho capito. Ma allora adesso uomo. No, ho capito perché lei ha cambiato sesso. Un attimo solo, e mi vado a accendere questa parete. Porca trova, ti segga immediatamente, non si può fumare in questo studio. Ci sono domande dal pubblico. Sì, facciamo attenda lei, vedo un paguro allargato. Ecco, ecco. Ma io sapevo di gente tipo che apriva le macchine, scassinava le macchine e si rubava solo. Ho guardato troppo il video, non interessa, non c'è Enrico Ruggeri qui, c'ho i fatti. Io non lo so. Prego, prego. Niente, non ne posso fare il cioccolanti. È un uomo. Anche la voce normale ti viene da gay, lo stesso. Non c'è bisogno che forzi. Iva, Iva. Allora, quando ha deciso di cambiare anche lui, ha cambiato nome anche alla Naga. Un attimo solo, però, pubblico, stiamo un po' con l'attenzione del pubblico, siamo calmi perché vedo un po'... Eccomi qua, c'è tornata la voce. Iva, non vorrei interromperti dalla regia, ma vedo che c'è una signora molto attiva che cerca di... Un'altra domanda... Cerca di intervenire. Senta, ha cambiato nome anche alla Naga, però è rimasto... E adesso ho visto risulto Osvaldo.
con come ha fatto poi per i primi periodi con non so per i zombie, queste cose qua non utilizzato o faceva uscire la palla da fuori. Ma li ha mai utilizzati per i zombie questa grande zoccola? Calmi. Il marito di Osvaldo stava cadendo. No, ma quello mio marito è tanto anche lui. Siamo glielo metterà lei a lui. Adesso sì, gli ha voluto provare. Ma state ancora insieme a lui? No, però adesso piacere. Amore, c'è una domanda dal pubblico. Un attimo, vorrei fare un prego, vada. Queste persone del pubblico che intervengono, prego, vada. Ma quando lei fa qualcosa, aspetta, come si chiama? Dica nome, cognome. Un attimo, prego. Ma vengo da Milano, volevo sapere. Che zona? Zona Lambrate. Ma dove ci sono i trans lì, quindi si trova a suo agio? No, non ci sono i trans. Volevo sapere, ma quanto l'hai costata l'operazione? Ma circa 10.000 euro. Ma che cazzo hai fatto 10.000 euro? Adesso è il permesso di rimanere a ballare! Fatta da sta cazzo di mani! Pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-ra! Ma ci dica, come hai procurato i soldi? Esatto. Ma diciamo che avevo il doppio lavoro. Ma... la notte faceva puttana. Tu devi stare zitto, se no ti faccio tutto cazzo. Stai parlando quando è... Ma ti consegno! Siamo qui. Siamo calmi. La notte frequentava la strada. Per cortesia, la voce un po' più chiara. Vai a giocare un po' con la mazza lì, vai. C'è anche l'autostrada. La voce un po' più chiara. La voce più chiara, ragazzi. Io devo fare la controparte. Allora, lei deve... La conduttrice, prego. Come si è procurato questi cataloni? Facevo la vita. Il doppio lavoro. Lo facciamo. Tengi fuori. Guarda, approfitta il paguro. Il paguro della provincia. Laura da Lambrate, lei è una... Laura da Lambrate, lei ha un'altra domanda. Sì, io volevo sapere qual è l'altro lavoro oltre la vita. Veramente quello che gli stavo chiedendo, porca troia. Ogni giorno diciamo che era un insegnante. Cosa insegnava? Sessologia. Lambrate. Perciò la mia alunna, un bacio a Laura. Laura Zerbino. Stia calmo. Il mio è molto pratica. Senta, ma come si può affrontare questo cambiamento per la società, per i parenti, non so, per gli altri persone? Ma diciamo che i miei genitori vanno scomunicato. Che è il papa? Io papa. Facciamo sospendere la diretta e faremo vedere tra 2 minuti il video del video. Come sarebbe la sua vita se diciamo non avesse imboccato la strada della matta? Ok. Pa 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 ra pa 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 ra pa 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 ra pa 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 ra pa 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 ra 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 ra